argomento i prossimi 15 novembre in un contenente un simile reliquia di San Giovanni Bosco visiterà la città di Messina in Sicilia. Arriverà in peregrinazione dall'1 al 20 novembre e si fermerà per 2 giorni nella città dello Stretto che vanta una lunga tradizione educativa salesiana. Noi abbiamo intervistato il direttore dell'Istituto Teologico Salesiano San Tommaso di Messina, Don Franco Di Natale. Sentiamo l'intervista. 200 anni fa, in un paesino vicino Torino, nasceva San Giovanni Bosco, il padre e il maestro dei giovani. Dopo 200 anni ritorna attraverso la sua urna, un'insigne reliquia di San Giovanni Bosco, in giro per tutta l'Italia. E sarà anche qui nella nostra Messina il 15 e il 16 novembre prossimi. Don Bosco è il padre dei giovani, colui che ha suscitato un movimento ampio quanto il mondo a servizio della gioventù. Questo passaggio a Messina ha un valore innanzitutto spirituale e religioso, un esempio di santità oggi molto attuale, una santità giovanile, un apostolo che ha annunziato soprattutto il Vangelo della gioia, ma ha anche un importante rilievo anche da un punto di vista sociale, civile, perché Don Bosco è anche colui che ha inventato il sistema preventivo, quando attraverso la ragione, la religione e l'amorevolezza si cerca di far crescere come cittadini impegnati e buoni cristiani i giovani per una società completamente rinnovata. Qual è l'evento clou di questa visita? L'evento clou sarà la celebrazione dell'Eucaristia che si terrà il 15 novembre in cattedrale con una celebrazione presieduta dall'Arcivescovo e alla presenza di tutta la famiglia salesiana e dei giovani di questa nostra città. Ci fermiamo per un'altra pausa.